La banca cooperativa, nata in Europa, sappiamo tutti, più di un secolo fa, è stata una grande innovazione nel mondo finanziario. Ed è stata una grande innovazione non tanto dal punto di vista dell'innovazione di prodotto, erano prodotti semplici, ma dal punto di vista dell'organizzazione. Il principio dell'autoaiuto, il principio della democrazia interna, l'organizzazione piramidale, non dimentichiamo questo, la, diciamo così, responsabilità sociale, l'aver raggiunto quote di mercato, chiamiamolo di mercato, di popolazione, più importante dire questo forse, quote di popolazione che non erano prima raggiunte dal sistema bancario, un nuovo modo di concepire la banca, ma anche un modo territoriale di concepire la banca, cioè il territorio ha bisogno per il suo sviluppo locale, per me questo è importante, di una banca che sappia svolgere questa funzione. Allora, se le banche cooperative sono diverse per questa serie di motivi, perché hanno introdotto nel passato questa innovazione, beh, noi vediamo che la banca cooperativa in una certa misura è anche in competizione con la banca tradizionale, e a me sta bene. A me questo sta bene. Quello che non mi sta bene a volte è che le banche cooperative sullo stesso territorio si facciano concorrenza fra di loro, perché secondo me deve essere una concorrenza di modelli, non tanto la concorrenza fra banche. Ci sono state parecchie innovazioni, cambiamenti recentemente in Europa, nel mondo finanziario, che hanno colpito le banche cooperative. La maggior parte di queste innovazioni però sono state esterne, esogene alla banca cooperativa, cioè sono state imposte alle banche cooperative, dal sistema finanziario in genere, dalle banche centrali e così via. Altre innovazioni, ma poche, secondo me troppo poche, stanno venendo dall'interno. Bene, allora io credo che molte delle innovazioni che sono state imposte sulle banche cooperative negli ultimi 20 anni sono quasi delle controinnovazioni, contro l'innovazione originale, cioè in altre parole hanno impedito la buona evoluzione della banca cooperativa. Cioè, cosa è successo in questi ultimi anni? C'è stato un processo di razionalizzazione, spesso abbastanza indiscriminato, nel sistema bancario, standardizzazione delle procedure di prestito, attenzione, nel sistema finanziario, che in parte è ricaduto sulle banche cooperative, una visione un po' troppo miope sempre sul profitto di breve periodo, no? Un aumento della distanza fra le banche, tra la banca in generale e le aree periferiche e le attività periferiche dell'economia. E io credo che si possa anche dire, scusate, vado via molto veloce per il tempo che ho, che parte delle ragioni della crisi stanno anche in queste innovazioni. E infatti noi cosa vediamo? Che la crisi ha significato per molte banche cooperative una finestra di opportunità, proprio perché comportandosi diversamente da altre banche, noi vediamo che c'è stato un forte incremento negli ultimi 20 anni, sia nell'attività economica delle banche cooperative a livello europeo, ma anche un incremento di soci. Quindi il pubblico ha percepito questa differenza. Qui aprirei una parentesi però. Ci sono però delle banche cooperative a livello europeo che stanno perseguendo abbastanza coscientemente un processo che viene chiamato di ibridizzazione. Cosa vuol dire? Mantenersi in linea di principio cooperative assumendo però caratteristiche tipiche delle banche non cooperative. Io lo vedo abbastanza pericoloso perché mi sembra un processo che prima è di ibridizzazione e poi diventa di deibridizzazione, nel senso che queste banche diventano non più cooperative, cioè, e quindi abbiamo una forma di isomorfismo bancario che va contro i principi che dicevo io della necessità di una biodiversità che è favorevole allo sviluppo economico, anzi forse necessaria allo sviluppo economico. Ora, le banche cooperative hanno approfittato in questi ultimi 20 anni delle finestre di opportunità che gli si apriva, perché? Perché hanno adottato, e il pubblico l'ha visto, strategie meno rischiose, meno volatilità nella resa, solidità dell'organizzazione piramidale, questo è importante ancora una volta. Si sono spesso battute per difendere gli interessi del consumatore, massimizzare il surplus del consumatore. Durante il credit crunch, la stretta creditizia, spesso hanno svolto funzione anticiclica. E tutto questo perché? Perché hanno risposto alla grande innovazione del passato, originale, che era cosa? Essere dedicati a seguire, aiutare, investire nell'economia reale,
e a creare benefici per il territorio, che poi possiamo chiamarle le comunità, i soci, i clienti, ma per il territorio. Però, e qui arriva il mio primo punto che volevo illustrare, le banche cooperative quindi hanno goduto di un periodo favorevole, ma perché hanno sfruttato la grande innovazione del passato. Questo va bene, ma non basta. Non basta, adesso bisogna introdurre qualche nuova innovazione, senza però andare contro l'innovazione del passato. Questo anche perché la crisi ha modificato il contesto in cui operano anche le banche cooperative. E in particolare ci sono stati due grossi cambiamenti, se non forse tre. Il primo è che c'è stato un incremento di concorrenza nel retail banking, che è il terreno tipico delle banche cooperative. Questo, le banche commerciali sono diventate molto più aggressive verso le banche cooperative. E comunque qui dico anche perché le banche cooperative allora si fanno concorrenza fra di loro e non reagiscono solo alla concorrenza esterna. Ma la crisi ha anche intaccato, non solo la crisi, l'evoluzione sociale in generale, ma ha intaccato molto della identità locale, che è la tradizionale elemento di forza della banca cooperativa, no? Per cui spesso quando le famiglie e le imprese decidono di fare un'attività finanziaria, guardano a meri ragionamenti di mercato, non guardano più ai problemi dell'identità locale. Cioè, quindi le decisioni finanziarie vengono prese in un modo molto di mercato. E questo cosa vuol dire? Che la banca cooperativa è in parte penalizzata. Allora, cosa vuol dire che la banca cooperativa deve ripensarci? Senza perdere i legami con l'innovazione, con l'idea iniziale, però bisogna lavorare sia a livello di soci, di membri, di comunità locale, per rafforzare il legame fra banca e comunità locale, che in questo momento viene danneggiato sia dalla crisi che dall'evoluzione dei costumi. Nello stesso tempo, siccome c'è la maggior concorrenza, deve modernizzarsi con un management, dirigenti e consigli di amministrazioni particolarmente preparati, però non particolarmente preparati solo da un punto di vista strettamente finanziario, ma anche preparati dal punto di vista cooperativo. Cioè non ci deve, altrimenti se il manager porta avanti la sua banca cooperativa esattamente come porterebbe avanti una banca commerciale normale, che succede? Che il socio comincia a percepire la sua banca cooperativa esattamente come una normale banca e quindi perde quel legame che fa la forza della banca cooperativa. Io devo stare nei 15 minuti, vero? Allora, chiudo solo dicendo questo. Alcune delle regolamentazioni, degli stress test e così via, e del tentativo di avere una unione bancaria europea, non favoriscono questi aspetti. E quello che è grave, cioè non favoriscono questo processo di innovazione delle banche cooperative, e quello che è grave, che a volte, non sempre, non le favoriscono senza una grande utilità. L'esempio che, se mi permettete, farei è questo. Noi possiamo imporre che la Fiat Panda abbia freni uguali alla Ferrari, però che risultato avremo? Uno, che sono perfettamente inutili quei freni perché la Fiat Panda non supera una certa velocità. Secondo, la Fiat Panda diventa pesante e non è più così utile. Terzo, estremamente costosa e quindi nessuno la compra più. Allora, o la Fiat Panda è una macchina inutile, e allora pazienza, non ci importa, o la Fiat Panda è una macchina utile, e perché gli dobbiamo imporre questa serie di pesi che la rendono non più competitiva? La soluzione, ovviamente non ve la do, anch'io ho tante domande e poche risposte, però per la soluzione vorrei sottolineare un aspetto. Il credito cooperativo, io non intendo di cooperazione in generale, solo di credito cooperativo, è molto variegato, storicamente, territorialmente. Quindi non si può trovare una soluzione unica che va bene per tutti anche all'interno del credito cooperativo. A livello nazionale ci sono diverse tradizioni. Quindi un sentiero di sviluppo lineare, semplice e applicabile a tutti non mi sta bene. Attenzione, questo non vuol dire che dobbiamo cadere nell'anarchismo delle microbanche, su questo potremmo aprire un dibattito. Però non si può avere un sentiero unico. Bisogna che saper aiutare, questo è il compito delle strutture, della struttura di livello superiore, no? Delle federazioni e così via, di trovare soluzioni appropriate
per ogni specifica realtà territoriale. Attenzione però, cos'è una specifica realtà territoriale? Non è quella del passato. Nel passato la banca cooperativa era la banca del territorio, bene, di un piccolo paese. Oggi il territorio è qualcosa di più grande, forse è una realtà molto più estesa di prima. Quindi la banca del territorio non è più la banca del paese di 5.000 abitanti, ma deve essere la banca di una comunità di 100.000 abitanti, ad esempio. Bene, sono andato un po' di corso, ho detto troppe cose forse, ma in un quarto d'ora, scusatemi, non lo legate meglio. Grazie. Grazie.